Carnevale di Acireale sarà Giulia Arena, Miss Italia 2013, la reginetta della manifestazione. Trattativa privata intanto per il servizio di sicurezza nei varchi. Ad Acireale resta chiuso il Palasport, dirottati su Catania anche il concerto dei Modà. A piangere le conseguenze l'economia locale, gli esercenti lanciano un appello. Continuano i disservizi ad Aci Sant'Antonio nel campo dei rifiuti. Sembra insanabile la rottura tra senesi e lavoratori e il sindaco si rivolge alla prefettura. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento dove avete sentito i titoli principali, ma all'interno di questa nostra edizione avremo modo di occuparci anche di cronaca nera. Scoperta a Catania una banda dedita alle truffe alle assicurazioni, 36 gli indagati, 5 gli arrestati. E poi parleremo delle segnalazioni da parte dei cittadini che puntano questa volta su Piazza Cappuccini ad Acireale, dove le condizioni risultano essere poco vivibili del luogo, che si trova tra l'altro in pieno centro. E domani sera invece al Cineteatro Garibaldi di Giarre sarà proiettato il film Entro Mezzanotte, un film tratto da una storia vera con un cast di attori illustri tutti siciliani, all'interno del quale emerge anche una giovane sedicenne di Aci Catena quale Manuel Sciacca. Ma in apertura di questo nostro telegiornale ci occupiamo del carnevale di Acireale, in quanto per i servizi di controllo e sicurezza ai varchi è andato deserto il bando a carattere nazionale. Si va ora alla trattativa privata. Vediamo. È andata a deserta da Acireale pure la gara, questa volta a rilevanza nazionale, per l'affidamento del servizio di controllo e sicurezza per quanto riguarda i varchi del Carnevale, una presenza fondamentale prevista dalle vigenti normative, peraltro non connessa al fatto che la manifestazione sia a pagamento. Alla scadenza di ieri, infatti, nonostante la gara fosse stata resa più appetibile con l'incremento di altri 10.000 euro, non vi è stata così manifestazione di interesse. Nulla comunque è perduto, in quanto oggi, come ha avuto modo di sostenere il presidente della Fondazione Carnevale, Gaetano Cundari, è previsto un incontro con il rappresentante della società che lo scorso anno prestò servizio nella città di Aci Galatea sulla base di una trattativa privata. Ancora nulla di concreto, come ha avuto modo di confermare in mattinata Cundari, ma si spera negli uffici di via Ruggero VII che si possa concludere positivamente. Ieri però attraverso Facebook era rimbalzata la notizia già della relativa assegnazione. Ad oltre 10 giorni dalla presentazione del programma e a 15 giorni dall'inizio dell'appuntamento carnacialesco, però ancora non vi è traccia di una brochure stampata in circolazione. Intanto ha un nome e un volto la reginetta del carnevale. Si tratta di Giulia Arena, vincitrice di Miss Italia nel 2013, avendo ottenuto pure la fascia di Miss Cinema. Giulia Arena è stata la decima Miss Italia proveniente dalla Sicilia. Con Carnevale che si avvicina a grandi passi, il sindaco Stefano Lì ha emesso le ordinanze per il divieto di vendita di oggetti pericolosi, poi per l'asporto di bevande in contenitore di vetro e ancora in deroga ai valori limite del livello acustico. E occupiamoci adesso del Palasport di Acireale che resta chiuso, dirottati su Catania i due concerti dei Modà, e a farne le spese l'economia locale, gli esercenti lanciano un appello alle istituzioni. Avevano annunciato una doppia data da Acireale. I Modà sarebbero stati in concerto al Palasport, o meglio al Palart Hotel, i prossimi 6 e 7 marzo. Appuntamenti che gli artisti hanno mantenuto, ma che hanno dovuto dirottare al Pala Catania, perché la struttura Choice rimane chiusa fino a data da destinarsi. La programmazione dei concerti del 2019 è stato un disastro. Acireale si è dovuta privare di grandi artisti quali Fabrizio Moro, Elisa, Coez, Marco Mengoni. Anche quella del 2020 non sembra avere sorte migliore. Ricordiamo che il Palasport, che rappresenta uno dei palazzetti più grandi e più accoglienti della Sicilia, resta chiuso per problemi strutturali e per i contenziosi giudiziari tra la società che precedentemente lo gestiva e il comune di Acireale, che da poco ne ha acquisito la proprietà. Contenziosi che ne impediscono i lavori di ristrutturazione in tempi brevi.
ma intanto che la burocrazia fa il suo corso, a piangerne le conseguenze è Acireale, il suo turismo e la sua economia locale. Un concerto non è soltanto il fan che incontra il suo beniamino, sono gruppi di persone che vengono da fuori e visitano la città, vi si trattengono qualche giorno e acquistano prodotti locali. Abbiamo sentito degli esercenti che hanno riscontrato delle perdite economiche non indifferenti, come nel caso di Martina Tropea, che gestisce un bed and breakfast nel cuore del centro storico. Io ho avuto un danno economico non indifferente, perché ovviamente la gente che aveva prenotato da me giustamente ha disdetto per fare rotta su Catania, perché ovviamente gli viene più comodo, e questo è un problema, ma non solo economico per me, perché si parla di quasi un migliaio di euro. Ovviamente è un danno economico anche per il comune, perché avrebbero pagato la tassa di soggiorno, avrebbero comunque speso magari anche per le attività locali o comunque vicine a me. L'appello che voglio lanciare è di far crescere questa città, perché siamo stanchi che ovviamente tutte le attrazioni principali sono tutte dirottate su Catania. C'è rimasto solo il carnevale, spero che non facciano appunto morire anche quello, e quindi mi auguro che il Palasport, che tra l'altro è una bella struttura, possa essere di nuovo funzionante e attiva, perché è uno dei tanti gioielli della nostra città. Anche le varie attività enogastronomiche hanno una perdita importante, ci ha spiegato Gianluca Mangiagli, che gestisce un bar nei pressi di Piazza Duomo. Gli avventori dei concerti stavano molto sulla città, la vivevano, la vedevano, andavano nei locali accesi, vedevano i negozi, compravano. Chiaramente il danno è grosso. L'appello che possiamo fare è che l'amministrazione immediatamente si muova affinché il Palasport di Acireale possa riaprire i battenti, anche perché le città vicino a noi, le grandi città in primis che hanno dei palasport, delle strutture, non sono lì ad aspettare. Quindi che si muovano e facciano in modo che la musica ritorni di Acireale e il turismo che ne segue. Le stesse considerazioni arrivano anche da Rosetta Lizio, proprietaria di un negozio di ceramiche dove spesso i turisti si fermano ad acquistare souvenir. La chiusura del Palasport per noi è stata una perdita eclatante, perché il fatto che venivano i maggiori artisti a livello internazionale, a livello nazionale, per noi è lavoro. Quindi chiudendo il Palasport, che è una struttura che portava migliaia di persone, è tutto un contesto che si muoveva. Io per ultimo magari per i souvenir, però c'è chi offre i posti per dormire, i bar avrebbero lavorato, così no, così non si fa. Secondo me è una cosa in più per fare veramente morire questa città, che già è morta. È come quando tu sei in coma e ti staccano i macchinari. Finito. Per me Acireale è finita. Passiamo adesso alla cronaca. Falsi incidenti per ottenere risarcimenti monetari. Scoperta una banda delle truffe alle assicurazioni. Tra loro anche due avvocati e un medico. 36 persone indagate, coinvolti importanti colletti bianchi come il neurologo Sebastiano Rapisarda, finito ai domiciliari, e gli avvocati Giuseppina Ferigno ai domiciliari e Claudia Laporta, avvocata interdetta per 6 mesi. La procura contesta tutti gli indagati di avere costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di vari delitti, quali fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Le indagini sono state avviate nel giugno del 2017 e sono state chiuse nel gennaio del 2019. Secondo la procura, la truffa sarebbe stata promossa da Pietro Bellaprima, coadiuvato da Giuseppina Ferigno e Claudia Maria Laporta, avvocati del Foro di Catania, insieme a Epifanio Rapisarda, medico legale, neurologo di Catania, ed Agata Zingarino. Le indagini hanno permesso di ricostruire minuziosamente 18 sinistri stradali segnalati come verificatisi nei comuni di Catania e Mister Bianco, palesemente falsi, per i quali le compagnie assicurative coinvolte presentavano denuncia a querela, costituendosi così parti offese. Il danno patrimoniale procurato orientativamente si aggira intorno ai 100.000 euro.
La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sul crollo parziale della palazzina di via Castromarino a Catania. I reati ipotizzati sono disastro colposo e lesioni colpose. Quest'ultima accusa riguarda il ferimento di una persona che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Il fascicolo è al momento senza indagati. Soccorsi, 3 escursionisti sull'Etna sono stati sorpresi da una bufera di neve a quota 2500 metri. In azioni militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi che sono intervenuti sul versante sud dell'Etna ed hanno tratto in salvo 3 escursionisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Partiti dal rifugio CAI Sapienza, il gruppo di turisti, un ucraino e 2 siriani, Siracusani ha risalito le pendici del vulcano fino a quota 2500 metri quando sono stati sorpresi da un'improvvisa bufera di neve che impediva loro di ritrovare il sentiero di discesa verso valle. Rifugiatisi in un casotto per difendersi dal vento e dal freddo, hanno contattato il gestore del rifugio richiedendo aiuto. Sono stati quindi attivati i militari delle Fiamme Gialle che con l'ausilio di un pulmino fuoristrada messo a disposizione dalla funivia dell'Etna hanno raggiunto i malcapitati dopo oltre un'ora a causa delle condizioni meteo del terreno reso pericoloso. I 3 escursionisti, infreddoliti anche per l'inadeguato abbigliamento e spaventati per le inusuali circostanze, erano in buone condizioni fisiche. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Il Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del Dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la Biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Carnevale 2000, Carnevale 2020. 20 anni Carnaval. Carnaval, sorridi e Carnaval, ti vesti in maschera, guarda che effetto fa. Oh, oh, oh. I bambini di ieri e di oggi si vestono d'allegria con Carnaval. I più simpatici costumi, dalle maschere classiche, delle più belle fiabe o racconti, ai più nuovi cartoni. Festeggia i 20 anni Carnaval. Costumi in maschera per tutte le età. Ad Acireale, in Corso Umberto 212. Outlet in via Romeo 7, di fronte il Palazzo di Città, dove puoi scegliere il tuo costume in maschera a soli 19,50 €. Qualsiasi costume. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse le scarpe, le borse e pure gli accessori. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse per uomo, per donna, ma anche per bambini. Se vuoi camminare comodo davvero, vieni da Ulisse e ti togli il pensiero. Comodi, con Ulisse si può. Un grande assortimento, un grande parcheggio e tanta qualità a prezzi convenienti. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse, vieni da Ulisse, scegli noi Ulisse. Sono iniziati i saldi. Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese, a casa vostra. Vieni, assaggia e gusta. Lavorazione a vista di mozzarella, burrata, stracciatella, formaggi, prodotti da mani esperte pugliesi. Ogni giorno, al banco, salumi di prima qualità. Inoltre vasta gamma di prodotti tipici pugliesi, orecchiette, taralli, vini e tanto altro. Ogni martedì, mozzarella e ricotta senza lattosio. Crea nel tuo evento l'angolo del Casaro per la produzione a vista di mozzarella o formaggi. O se vuoi, puoi scegliere i nostri finger food. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133, Acireale. Scalia Musmarra, la storia si rinnova. Vieni a constatare la qualità dei nostri capi oggi dalle migliori firme.
per l'uomo. Oltre a Duca Visconti di Modrone, Armata di Mare, Ingram e tante altre firme, Calvin Klein. Per la donna, un grande reparto rinnovato con in esclusiva Oltretempo e Marta Marzotto. Scalia Musmarra, un grande assortimento per neonati e intimo e uno store dedicato alla casa e ai corredi, dove oltre ai prodotti Zucchi, Caleffi, Bassetti, trovi in esclusiva la nuova linea Liu Jo Casa. Scalia Musmarra, Piazza Duomo 23, di fronte alla Cattedrale di Acireale. Sui prezzi, già molto convenienti, grandi saldi. Siamo con Viviana e Sara del punto Enel di Acireale. Viviana, quale assistenza offrite ai clienti per le operazioni sui contatori Enel? Da noi è possibile effettuare volture su ventri successato, modifiche potenze, nuovi allacciamenti e tanto altro ancora su luce e gas. Chiediamo a Sara del punto Enel, operate solo per il territorio di Acireale? Assolutamente no, possiamo intervenire su tutte le forniture nazionali. Per cui se un cliente volesse effettuare una voltura di un contatore presente in un'altra città, può tranquillamente farlo. Da oggi l'energia ti è più vicina. Punto Enel, servizio luce e gas, piazza indirizzo 23, Acireale. Plaza Toast, morsi di piacere. Plaza Toast, più di 30 scelte di toast con tante varietà di farine, anche gluten free, oltre a sfiziosissime insalate. Prova il menù Cine Toast, che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il margherita multisala con soli 10,90 euro. Se vieni da Plaza Toast tutti i lunedì, menù bimbi omaggio, basta che mamma e papà effettuino una consumazione di almeno 7 euro. Plaza Toast, la prima tosteria takeaway di Acireale, anche con servizio a domicilio in tutta la città. Siamo in piazza Garibaldi 1314 con Deora all'esterno. Chiamaci 345 816 2022. La raccolta differenziata non va ad ACI Sant'Antonio, continuano i disservizi e l'amministrazione si rivolge alla prefettura. Raccolta differenziata a Singhiozzo e disservizi anche nel campo dello spazzamento e dell'ascerbatura. Ad ACI Sant'Antonio continuano i disagi per servizi a quanto pare non espletati al meglio dalla Senesi. Purtroppo si tratta di un problema fra la ditta e gli operatori, spiega l'assessore all'ecologia Quintino Rocca, e riguarda l'erogazione degli stipendi. Noi, continua Rocca, abbiamo fatto quanto di nostra competenza, monitorando i disagi, diffidando la ditta e levando delle sanzioni relative già al mese di dicembre. Oltre a pagare regolarmente Senesi, ci siamo detti pronti a sostituirci alla stessa, che aveva un problema col certificato DURC al momento del pagamento delle spettanze ai dipendenti, ma oltre a questo non possiamo fare. Oggi, conclude Rocca, ci rivolgeremo alla prefettura per cercare di trovare manforte in vista della soluzione di un problema che sta diventando pesante. Il sindaco Santo Caruso, dal suo canto, sottolineando vicinanza ai lavoratori, al tempo stesso lancia un appello al loro senso di appartenenza al territorio. «Siamo vicini ai dipendenti», dice Caruso, «e lo abbiamo detto e mostrato più volte intervenendo per loro, ma ancora una volta faccio loro un appello affinché facciano cessare i disservizi per non creare ulteriore disagio ai cittadini». Noi continueremo a mediare con Senesi nonostante le mancate risposte. In questi giorni siamo riusciti a metterci in contatto con un commissario, la ditta è commissariata infatti, che ci aveva dato rassicurazioni sull'erogazione degli stipendi, poi disattesa. Adesso cercheremo di organizzare un incontro, conclude Caruso, fra amministrazione, sigle sindacali e commissari, in modo da instaurare un dialogo costruttivo. Da ACI Sant'Antonio torniamo ad Acireale in attesa della seconda parte dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Cresce ad Acireale la devozione nei confronti del loro comandante, ne testimonianza di fatti il monumento che è stato benedetto domenica presso Piazza Porta Guzmana. Archiviata la prima giornata relativa ai festeggiamenti del compatrono di Acireale San Sebastiano, prima giornata in quanto per motivi legati alle incerte condizioni
condizioni meteo, la trionfale uscita e il giro è stato slittato a giovedì 23, cresce sempre più la devozione nei confronti del comandante, al punto che in diversi punti della città vengono benedetti altarini votivi o monumenti dedicati a San Sebastiano. In Viale Regina Margherita, mercoledì scorso, l'inaugurazione dell'altarino votivo voluto dal Comitato Festeggiamenti Viale Regina Margherita, che ha dato lustro alla villetta posta all'angolo di Via Mancini, affinché chiunque voglia estraniarsi dal caos cittadino può fermarsi per qualche istante sul loco a pregare. Domenica scorsa, invece, folta partecipazione di devoti e di tutti i comitati in piazza Porta Guzmana per la benedizione del monumento dedicato a San Sebastiano, realizzato in pietra bianca con una targa posta ai piedi. A volerlo il comitato Piazza Porta Guzmana, composta da 20 devoti che da anni pensavano alla realizzazione di un monumento del genere, dedicato alla città e a tutti gli accesi sparsi nel mondo. Un simbolo che è stato possibile realizzare grazie ad un'autotassazione. Alla piccola cerimonia presente il decano della Basilica Don Vittorio Rocca e i rappresentanti dei comitati che in omaggio hanno donato mazzi di garofani rossi, i fiori di San Sebastiano. Intanto fino a giovedì è possibile continuare a visitare la mostra allestita nei locali della chiesa di San Benedetto di Via Davi dal titolo Sebastos, l'arte tra fede e folklore. Questa sera e domani dalle 16.30 alle 20.30, mentre giovedì dalle 8 fino al rientro del Fercolo in Basilica. All'interno della chiesa è possibile ammirare un quadro realizzato dall'Associazione Culturale Coriandolata in sabbia vulcanica e coriandoli monocromatici. E adesso occupiamoci del sisma di Santo Stefano, nuovo intervento della senatrice del Movimento 5 Stelle Tiziana Drago, che segnala anomalie nell'erogazione di alcuni benefici spettanti ai cittadini dei 9 comuni della provincia etnea colpiti dal terremoto. Mi sono state segnalate dei cittadini lentezze o veri e propri blocchi nel percorso per ottenere la sospensione delle rate dei mutui, spiega la Drago, e a tal proposito ribadisce quanto già affermato ad inizio gennaio in seguito ad un colloquio con i vertici dell'Associazione Bancaria Italiana, che sull'argomento ha diramato una circolare informativa a tutti gli istituti di credito. I cittadini dei comuni colpiti dal sisma, prosegue la Drago, hanno diritto alla sospensione delle rate dei mutui per un altro anno, previa presentazione espressa richiesta all'istituto bancario presso cui hanno accesso il mutuo ipotecario. Inoltre, ricorda ancora la senatrice, si potrà scegliere se sospendere l'intera rata o solo la quota capitale. E noi adesso ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario, a tra poco con la terza parte di TG Reporter. Connessione danza. Se ami la danza, connettiti. Danza, propedeutica, danza classica, contemporaneo, repertorio, hip hop, flamenco, pilates. Connessione danza, direzione artistica Agata Pennisi, laureata all'Accademia Nazionale Danza di Roma. Siamo ad Acireale, in via Dafnica 160, cortile Istituto San Michele, con ampio parcheggio interno. Per info 351 590 95 55. Automobilisti, il consorzio autoriparatori riuniti vi ricorda che tutti i veicoli sono soggetti a revisione, la prima volta dopo il quarto anno dall'immatricolazione, successivamente ogni due anni. CAR è ad Acireale in via San Girolamo 70, nei pressi della stazione ferroviaria, e in via provinciale per Santa Maria Ammalati 111, vicino la chiesetta di San Cosmo. Revisioni in tempi brevissimi per tutti i mezzi a due e a quattro ruote. In via San Girolamo anche di mezzi pesanti, bus e camion. CAR Consorzio Autoriparatori riuniti, collaudi impianti a gas, di ganci traino, reimmatricolazione ciclomotori. Consorzio Autoriparatori riuniti. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it.
Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione in fissi. Ad Aci Reale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Aci Reale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermate. Occupiamoci adesso delle segnalazioni da parte dei cittadini, riflettori puntati sulle condizioni ad Aci Reale di Piazza Cappuccini. Scarsa illuminazione e poca pulizia, alcuni degli aspetti che sono stati evidenziati. Piazza Cappuccini ad Aci Reale, luogo tanto caro agli acesi, in pieno centro cittadino, per la presenza dello stadio comunale che tanti piacevoli e indimenticabili ricordi evoca soprattutto in chi ha avuto modo di vivere da vicino le imprese dei Granata. Oggi però, alla pari del comunale, Piazza Cappuccini non sta vivendo un periodo felice. Infatti il luogo si presenta nella semioscurità, in quanto nel tempo sono state rimosse delle lampade vetuste che risultavano anche pericolanti. L'area non ha visto quindi la relativa sostituzione e comunque il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione, per cui da tempo i residenti devono convivere con questa oscurità in grado di portare con sé una serie di problematiche, anche legate quindi alla sicurezza. Infatti, come hanno avuto modo di segnalare alcuni di essi, hanno iniziato a fare capolino una serie di furti sulle auto lasciate in sosta. La rimozione delle lampade da parte dei tecnici ha portato però a far evidenziare quella dei fili penzolanti, che magari non rappresentano alcun pericolo, ma in ogni caso non sono certo un bel vedere dal punto di vista estetico. Un altro aspetto è costituito poi dalla carenza di pulizia che si ha nella zona, con giornate in cui quindi cartacce e altri rifiuti si accumulano in questa piazza a pochi passi dal salotto del Corso Umberto. In questo novero rientra pure la piccola arteria priva di sbocco posta alle spalle di Piazza Cappuccini. Ecco allora da parte dei residenti l'appello affinché vi possa essere una maggiore attenzione per questo storico quartiere di Aci Reale, dove hanno sede peraltro pure gli uffici comunali dei servizi demografici. Il comune di Aci Catena informa che a causa di urgenti lavori di manutenzione al canale della condotta idrica della Sidra, operati della stessa azienda, giovedì 23 potrebbero verificarsi disservizi idrici in tutto il territorio comunale. Nel corso dei lavori saranno a disposizione i servizi di emergenza e pronto intervento tramite il presidio telefonico gratuito numero verde Sidra 800 650 640 attivo 24 ore.
Nel ricordo di Viviana Lisi, scomparsa il 20 gennaio del 2007, questa sera presso la chiesa di San Camillo sarà celebrata una santa messa presieduta da padre Salvatore Pontillo, a cui parteciperà la famiglia camigliana laica di Acireale. Ieri, intanto, giorno dell'anniversario, un momento di raccoglimento si è svolto presso il cimitero di Acireale, seguito nel pomeriggio dalla celebrazione di una santa messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Urso nella quarta cappella del Mutuo Soccorso. Il tutto per ricordare la bontà, il sorriso e la forza di Viviana Lisi, scomparsa 13 anni fa e che vive per sempre in Dio. Sta riscontrando interesse ad Acireale la mostra d'arte organizzata dal Centro Studi Omnia Arte Eventi, inaugurata la scorsa domenica. Abbiamo aperto le porte del Palazzo di Città alla cultura, afferma l'assessore Fabio Manciagli, permettendo così ai tanti artisti acesi di esporre le loro opere e a tantissimi visitatori di godere di queste bellezze. Un grazie particolare va al consigliere Fazio per aver fatto da tramite tra il Centro Studi e l'amministrazione comunale e un grazie al professor Lizio per aver organizzato l'evento e per aver presentato il premio Mecenati di Sicilia, un'idea che oggi più che mai la cultura e l'arte sono sempre più oscurati dalla tecnologia e dalla velocità della società moderna, ribadisce l'assessore Manciagli, che dà uno slancio positivo alla cultura in generale e agli artisti. È tratto da una storia vera il film dal titolo Entro mezzanotte, che domani sera sarà proiettato presso il Cineteatro Garibaldi di Giarre, un cast di tutto rispetto fatto di attori siciliani, tra i cui spicca anche il nome di un giovane talentuoso catenoto quale Manuel Sciacca, che già lo abbiamo avuto modo di conoscerlo per le sue doti canore. Vediamo. La ricerca della verità lo sconvolgerà per sempre, così il trailer del film Entro mezzanotte, un drammatico ispirato a una storia vera che vede protagonista un senza tetto che vive il dramma del rifiuto della società, trascorrendo le sue giornate a cercare di sopravvivere, compiendo furti, facendo uso di sostanze stupefacenti, cercando di procurarsi da bere, da mangiare o un luogo dove poter dormire la notte, condividendo il proprio letto di cartone con qualcun altro, fino a quando nella mente del protagonista comincia a mietere l'idea di compiere un drastico gesto. Un dramma sociale che ha ispirato Tony Gangitano e Peppino Recchi a scriverla e a dirigerla da registi e che domani sera sarà proiettato presso il Cineteatro Garibaldi di Giarre, preceduto da una presentazione. Per l'occasione saranno presenti gli attori, nomi di tutto rispetto e per lo più siciliani, da Mario Pinato nel ruolo di protagonista, Guaglielmo, Mimmo Mignemi, Maurizio Marchetti, Vincent Riotta, solo per citarne alcuni. Nel cast emerge anche il nome del giovane attore Manuel Sciacca nel film Benny, ragazzo adolescente. Parla di un ragazzo di nome Benny che all'età, nell'adolescenza, ecco, è un'adolescenza un po' particolare perché diciamo è un ragazzo che è un po' sfortunato, se si può dire, e appunto fa delle azioni un po' tristi, ecco, un po' non troppo belle, ecco, e diciamo all'età di 40 anni, 50 anni si renderà conto che capirà la vera strada, la giusta via. Nelle sue vene, nonostante i suoi 16 anni, scorre la musica, ma al contempo la scoperta del teatro, del cinema, facendo parte del cast nel 2015 del film Un santo senza parole, per la regia di Gangitano, un giovane artista poliedrico il cui talento per la recitazione è stato coltivato grazie all'aiuto dell'attrice Guaglielmo. All'età di 3 anni volevo cantare. E poi, partecipando a Io Canto all'età di 7 anni, ho un po' incominciato a capire l'ambiente e la musica, un po' tutto. E grazie a Guaglielmo ho intrapreso la strada per la strada teatrale. L'amore per il canto dall'età di 3 anni, partecipando al programma Io Canto con Gerry Scotti, crescendo pian piano grazie al supporto dei genitori Salvo e Isabella. A maggio l'uscita del primo album di inediti, Manuel, 10 catena, ha le idee chiare sul percorso da compiere. A me piace cantare,
recitare. Quindi io non ho un obiettivo, ad esempio, di diventare famoso, però il mio obiettivo è, per quanto riguarda la musica, cioè io quando canto mi sfogo, quindi è diciamo un hobby, ecco. Io trovo nella musica, anche nel teatro, un qualcosa di stupendo, che dove mi rilasso e do tutta la mia energia. Adesso una comunicazione per i nostri telespettatori. Nei giorni scorsi abbiamo effettuato ulteriori adeguamenti tecnici per permettere una migliore visione delle nostre trasmissioni. Per questo motivo invitiamo chi non riesce ancora oggi a prendere il nostro segnale ad effettuare la risintonizzazione automatica dei canali, oppure a contattarci allo 095 89 46 16 per ulteriori chiarimenti tecnici. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo. Cielo molto nuvoloso, coperto con deboli piogge, temperature previste tra i 10 e i 12 gradi, venti deboli, mare mosso. Ed è tutto per questa edizione di TG Reporter, prossimo appuntamento domani alle 13.40. Grazie per essere stati con noi.